dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Una cosa molto importante da dire, perché abbiamo avuto a Trieste così tanti casi, ma uno degli indicatori molto importanti è la presenza, il numero delle persone per metro quadrato. Se noi andiamo a prendere i dati dell'Istat, stranamente, è veramente stata una cosa strana, troviamo che Trieste è al quarto posto per densità, abitante per chilometro quadrato. Prima c'è Napoli, dopo c'è Monza, dopo c'è Milano, quarta Trieste. Se andiamo a vedere dove sono Udine e Pordenone, Pordenone al 70° posto, Udine al 79° posto. Questo che cosa significa? Che ovviamente una delle cose più importanti, che è il distanziamento sociale, a Trieste è veramente molto più difficile da attuare rispetto alle altre città. E come sapete, sul coronavirus il distanziamento sociale è una delle cose più importanti. Infatti quello che diciamo, stiamo tutti a un metro, vedete anche qui siamo tutti distanti, perché questo è stato uno degli elementi importanti proprio per poter aggredire il coronavirus. Non a caso tutti quanti hanno sofferto, sono stati a casa proprio per non stare vicini vicini, e quindi la densità abitativa per Trieste è un problema in quello che è la gestione e la prevenzione di questo tipo di malattia. Noi possiamo discutere che ci sia un caso Trieste. Io personalmente leggo i dati e non mi pare di vedere un caso. Qui c'è un tema Trieste in una regione che presenta dati diversi. Ha ragione Ussai. Ussai, non mi ricordo in che occasione, dice: facciamo tesoro di questi dati perché è evidente che noi davanti a noi abbiamo un quadro che ha prodotto degli effetti diversi. E noi dobbiamo andare a indagare le ragioni per le quali questo accade. Allora, io penso che le ragioni per questo accade siano tante. Ma non è che possiamo dire che il distanziamento sociale sia la stessa cosa? Cioè, se questa è la quarta area in Italia nella quale l'insediamento abitativo si presenta in queste condizioni, anche questo è un tema, non sarà l'unico. Per provincia, Trieste è un outlier. Se andate a misurare, e quindi vi viene quarto, no? Ma c'è Napoli, c'è Palermo, quindi non va bene. Cioè, se prendete la densità come comune, vedete bene che Trieste non ha poi questa densità così alta. C'è Napoli, ce n'è Palermo, ce n'è tantissimi di comuni. Trieste ha, diciamo, un embrione di provincia, e quindi se lo misurate sulle province vi viene fuori questa esplosione. Quindi su Trieste non potete fare un'analisi per provincia, perché è un outlier, non ha praticamente provincia. Questo lo dico perché sennò uno si consola troppo presto e dice: sì, qui siamo la quarta provincia in Italia, ma se lo misurate per comune il ragionamento, diciamo, non regge più. Da che punto guardi il...